Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Martedì 29 agosto 2023, martirio di San Giovanni Battista, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Si dice che a tutto ci sia un inizio ed una fine. Inizia così la lettera giunta in redazione a firma di Valeria Flore, figlia di Giovanni, titolare dello storico Bar delle Poste in via Ludovico Pepe ad Ostuni, che ieri, dopo 61 anni, ha cessato la propria attività. I giorni appena trascorsi non sono stati facili per i tanti clienti del bar che, con grande rammarico, hanno appreso la triste notizia. Il Bar delle Poste fu inaugurato nel maggio del 1962 dai genitori di Giovanni Flore, che a seguito della prematura scomparsa del suo papà, a soli 16 anni, scelse di portare avanti l'attività di famiglia. Il Bar delle Poste ha visto crescere e passare di lì tante generazioni, perché un bar non è solo un bar, scrive la figlia Valeria. È un punto di riferimento, è un'abitudine dove si stringono amicizie, un luogo che diventa casa e famiglia, soprattutto per chi non ce l'ha. Per tanti anni l'attività ha avuto al suo interno una figura storica nella persona di Gino Prudentino, ricordato da tutti per la sua forte passione per la Juventus, preso di mira scherzosamente ogni qualvolta la squadra perdeva. Da 25 anni ad accompagnarlo dietro al bancone c'è stato suo figlio Giuseppe, ma tutta la sua famiglia ha avuto il piacere negli anni di collaborare. Juan Dulubar de Lipost ogni mattina all'alba per 50 anni ha alzato la serranda del suo bar per accogliere i suoi clienti. Ieri, con grande commozione, lo ha fatto per l'ultima volta. Bene ragazzi, anche quest'epoca è terminata, purtroppo, con molto dispiacere, dopo 60 anni, di cui 51 io qui a dare soddisfazione non ai clienti, amici più che altro, sia turisti che non turisti. Che vi devo dire? Io mi sono commosso già da adesso. Grazie di tutto, grazie, grazie, grazie a tutti. Ci vedremo sempre in giro. Ciao Bar delle Poste, chiunque passerà di là ricorderà ciò che sei stato. Caro papà, continua la lettera a firma di Valeria, volevo dirti che sei un esempio per me e per tanta gente. A te nessuno ha regalato mai nulla, ti sei costruito e realizzato da solo. Sappi che sono e sarò sempre orgogliosa di essere la figlia di Juan Dulubar de Lipost. Ora, dopo tanti sacrifici, goditi la tua pensione. Ma, per favore, trovati qualche hobby. Dedicati ai nipoti e cerca di stare poco a casa con mamma, altrimenti, conclude Valeria, temo che il tuo matrimonio non avrà la stessa lunga durata del Bar delle Poste. Grazie Giovanni e grazie alla tua famiglia per aver fatto parte della storia della nostra città. Ho cercato di trattenere la commozione che in queste circostanze è giustificabile. Un abbraccio grande dalla nostra redazione. Nel pomeriggio di domenica, in via Angelo Solari, una cabina elettrica ha preso fuoco per cause sconosciute. I volontari della Protezione Civile Tera Ostuni sono prontamente intervenuti per domare le fiamme. L'equipaggio ha messo in sicurezza l'area utilizzando i propri estintori in dotazione in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco impegnati in un altro intervento. Contattate le forze dell'ordine e la squadra di Enel Distribuzione. Torna la seconda edizione dello Stuni Festival Jazz.
Si parte questa sera alle 21 con la prima delle tre serate nel Chiostro San Francesco. Cristiano Arcelli Quartet. All'interno del festival alle 18.45 avverrà la presentazione dell'ultima opera di Angelo Roma, L'attimo presente. Evento a cura dell'associazione Musicalmente. Questa sera alle 20 presso il Palazzo Roma, appuntamento per parlare di musica e di cinema. Nando Sallustio, in veste di moderatore, incontra la cantante Silvia Anglani per un nuovo focus sui grandi della musica internazionale e la carriera di Whitney Houston. A seguire verrà proiettato il film Whitney, una voce diventata leggenda. Prossimi al matrimonio Stella e Giovanni, felicitazioni ai futuri sposi. Si è spenta Rosaria Ladisa, vedova d'Entamaro. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 10 nella parrocchia della Madonna del Pozzo. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia Dalò effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno a Villanova Marina di Ostuni, aperta tutti i giorni la succursale estiva della farmacia Santoro. Meteo, in arrivo una perturbazione atlantica che spazzerà via il caldo, determinando un calo delle temperature. Venti forti, mare mosso. Citazione odierna. La tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla comunicazione e alla comprensione. Grazie per aver preferito la nostra informazione.